Salve amici, buonasera, eccoci qui in diretta Facebook e non solo perché nel frattempo il caro amico e collega Gennaro Romagnoli sta trasmettendo anche in Instagram, quindi siamo proprio a livelli di sperimentazione tecnologica psicodigitale pura. Ciao Gennaro, buonasera. Ciao Roberto, buonasera, grazie dell'invito. Eccoci qua, stiamo sperimentando, adesso vediamo come andrà qui anche su Instagram. Abbiamo appena iniziato qui sulla pagina di Roberto. Ecco, giusto per. Benissimo, eccoci qui amici, abbiamo il piacere di avere con noi. Io sono stasera veramente, Gennaro, te lo devo dire, un po' emozionato perché tu sei uno dei capisaldi della psicologia digital in Italia. Sei il primo che ha iniziato proprio con i podcast, quindi sei sicuramente un pioniere avvenirista della psicologia e stai facendo da tanti anni, dal 2006 se non sbaglio, 2007. Esatto, Un'opera di esattamente. divulgazione molto bella della psicologia. Grazie Grazie Roberto, grazie mille. a te di essere qui con noi. Mentre i nostri amici, ecco, si collegano, mi dicono che si sente benissimo. Ah, meno male, vedi? Ok, Ottimo. ciao Mara, ciao Maria, benissimo, eccoci. Come dicevamo prima, potete seguire anche la live. Ciao, anche su Instagram perché c'è direttamente anche lì il nostro Gennaro da un'altra angolazione. Allora, stasera siamo qui per parlare di meditazione e in particolare di mindfulness, ma partiamo un po' dall'inizio, Gennaro, raccontaci un po' di te e di questa bellissima opera di divulgazione che stai portando avanti ormai da parecchi anni. Ah, intanto ti ringrazio ancora Roberto. Sì, ho iniziato molto presto, no? Quindi sono sempre stato un po' curioso della tecnologia. Per cui quando molti anni fa, circa nel 2005 più o meno, avevo aperto un piccolo gruppo su Yahoo che si chiamava Psicologia Neurolinguistica. E questo gruppo su Yahoo mi aveva fatto capire le potenzialità della rete per quanto riguarda la divulgazione psicologica. E quel periodo ero proprio appassionato di ipnosi, PNL, qua tra l'altro in diretta dall'altra parte c'è uno dei miei maestri, Manuel Mauri, che mi ha instradato in questa direzione. In quel periodo lì praticamente, anche grazie a Manuel, sono stato chiamato da un signore appena laureato che mi ha detto: ascolta, cosa ne dici di aprire un'associazione insieme, facciamo corsi, facciamo un po' queste cose qua. Io gli dissi di sì e lui mi disse: guarda, tu ti occupi del sito. Ho detto, tra le varie cose di cui tu devi fare, tu ti occupi del sito. E da lì, piano piano, per capire come funzionava questo dannato web, alla fine ho deciso di aprire anche il mio nel 2007, luglio 2007, apro Psynel, come si chiamava, pnl-ipnosi.blogspot.com. Bellissimo, fantastico, Dominio gratuito, eccetera, sul grande sì. blogspot. E poi così, dopo varie vicissitudini, tra il 2013 mi rendo conto che ero stato un super pioniere del web, ma che ero rimasto un po' indietro e che dovevo rimodernare qualcosa. E questo rimodernamento è stato il podcast, che già esisteva, si chiamava Audio Newsletter ed era un podcast a tutti gli effetti, solo che non era ospitato su iTunes, sui vari hosting dei podcast. E poi piano piano mi sono accorto, se uno va a vedere le statistiche del mio sito, vede che dal 2013 c'è stata una piccola, c'era una stasi e poi dal 2013 una piccola impennata. E la prima cosa a livello digital che condivido magari con chi desidera utilizzare questi mezzi come stiamo facendo noi, è che io sono rimasto completamente sorpreso da vedere che il mio podcast nel giro di 6-7 mesi ha superato le visite del mio sito. Cioè, io facevo Grazie. già 50.000 visitatori unici alla settimana, quindi facevo già quasi 2.000 visitatori unici al giorno, quindi erano numeroni. Vedere che il podcast li superava mi ha fatto capire, ho detto, ok, questa è la strada. Poi Facebook, Instagram, tutte queste robe qua sono arrivate con calma. Certo, veramente poi la cosa che mi ha colpito di te, Gennaro, è che non ti sei arreso, perché una cosa molto, molto importante da dire è che dietro tutto quello che noi facciamo c'è un grandissimo lavoro, una grandissima passione. A che numero di puntata sei arrivato con il podcast di Psinel? Adesso siamo alla 236esima, adesso 237esima esce lunedì. Grande, grande, Quindi grandissimo.
grande costanza, e tu ti sei, diciamo, nel frattempo andato specializzando soprattutto su quella che è la psicologia applicata alla meditazione, quindi alla gestione dell'ansia, dello stress, attraverso delle tecniche di meditazione che all'inizio erano di estrazione probabilmente orientale e poi successivamente sono state anche importate qui da noi e hanno avuto una valenza scientifica. Ci puoi spiegare che cos'è la meditazione in generale? Ok, un secondo che prima di spiegarti questa cosa voglio condividere la nostra live sulla mia pagina. Condividi Sì, su lo una faccio anch'io pagina, nel frattempo, mi così approfitto. almeno Così anche i siamo nostri amici possiamo, ricordiamo live. che potete farci le vostre domande in diretta e che Gennaro è ben lieto di rispondere alle vostre domande. Assolutamente sì. Eccoci qua, pagina che gestisco. Eccoci. Eccoci, allora, com'è andata la storia della mindfulness o della meditazione in generale? È una storia molto lunga in realtà, perché io sono un appassionato di ipnosi, per anni ho utilizzato l'ipnosi, per anni ho utilizzato delle sorte di pseudo-meditazioni, potremmo chiamarle così, quindi parliamo di training autogeno, parliamo, siamo bellissimi, mi sto vedendo adesso su. Sullo schermo davanti a me. Quindi mi sono occupato di Silva Mind, per quello ho scritto anche un libretto che si chiama Rilassamento Dinamico, che è questo libro per la Bruno Editore. E poi negli anni provavo queste tecniche di autoipnosi, chiamiamole così, e avevo dei risultati, ma questi risultati non mi soddisfacevano al 100%. Poi un giorno leggo degli studi, un giorno esattamente databile, io avevo già provato a fare delle meditazioni, avevo fatto 6 mesi di yoga in Portogallo, ero già un po' entrato lateralmente, però non completamente, anzi non sono mai entrato completamente nel mondo meditativo vero. Poi un giorno, potrei andare anche a pescarlo, un giorno, sì, se mi dai un secondo, arrivo subito. Vai, vai. Grande Gennaro, veramente un grande Scusate, questo è il pioniere. bello della diretta, ragazzi, però vi faccio vedere un piccolo oggetto molto interessante. Un giorno leggo gli studi di Richard Davidson sulla plasticità cerebrale legata alla mindfulness. Gli studi di Davidson sono del 92, del 93, quindi sono anche abbastanza datati. Davidson scopre che il cervello umano cambia in base a un assetto di base, in base all'attivazione della corteccia prefrontale. E scopre che dopo il training classico che si chiama MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, dopo queste 8 settimane di pratica meditativa quotidiana, il cervello modificava radicalmente la propria elettricità e anche il proprio modo di funzionare, addirittura aree che crescevano. E insomma, io cosa faccio? Spendo un sacco di soldi e compro sto coso qua, che è quello che il Ah, questo è il motivo. famoso aggeggino malefico. Questo è bravissimo, bravissimo. Questo è il famoso, tra l'altro cade a pezzi, vabbè, è il Questo non c'era famoso. ancora Amazon quando tu l'hai comprato, eh? Esatto, non c'era ancora Amazon, lo acquistai direttamente dalla fabbrica. Non voglio fare pubblicità perché non se Però la ti sta merita. bene, ti dona quando te lo Mi metti, dona, bello. sembra una specie di Ma robot, di Android. funziona? Allora, funzionicchia, in realtà, funzionicchia. Intanto c'ha 14 elettrodi sto coso. E in Sì. realtà, prima di comprarlo, andai a vedere la letteratura scientifica, cioè questo aggeggio qua riesce ad imitare quasi alla perfezione un vero elettroencefalogramma. Quindi, qua, un vero elettroencefalogramma con 14 elettrodi, eccetera. Io lo acquistai, feci un po' di fatica a utilizzare questo, il secondo, me l'hanno mandato 2 volte, feci un po' di fatica a farlo funzionare e quando ci riuscì. E cosa feci? Dissi, ok, allora mi metto lì e medito tutti i giorni, proprio come dicono acquistai dei libri, in realtà li avevo già letti, ma ripresi quei libri, iniziai a fare da solo la pratica della mindfulness nel tentativo appunto di avere una modificazione cerebrale, che non riuscii mai come dire, a misurare davvero, perché questo oggetto qua non c'entra proprio niente con una vera risonanza, cioè né con la risonanza magnetica non ne parliamo, ma con l'elettroencefalogramma neanche. Per cui, Sì. dopo questo periodo di training scoprì una cosa particolare, io sono una persona che si arrabbia facilmente. E allora i primi effetti li ho visti su di me. Cioè io ero lì, magari vedevo la mia rabbia, ma questa volta la vedevo
in modo disidentificato, per usare un termine tipico della meditazione. Quindi Sì. riuscivo, non è che non mi arrabbiassi, mi arrabbiavo, ma riuscivo a vedere che mi stavo arrabbiando, c'era metacognizione e questa metacognizione si era sviluppata senza alcun esercizio volontario. E questo Fantastico. mi colpì tantissimo, perché dissi, cavolo, io ho passato anni a fare immagini mentali, visualizzazioni, tentativi di vediti in questo modo, vedi te stesso più figo che puoi e immaginati in questo modo qua. Eppure questo giochino mi aveva cambiato il modo di percepire le mie emozioni. Ecco, questo è stato un po' l'incipit alla meditazione. Spettacolare, quindi diciamo con meno sforzo maggiore risultato. Esatto, la gente fa fatica a crederci, no? Che sia così, perché la gente si aspetta, no? Dammi la tecnica che in un attimo Certo. no? Mi guarisce, mi fa superare l'ansia, che mi rende più bravo a gestire le mie emozioni. E lì quando gli spieghi che è tutta una questione di attenzione, tra virgolette, perché la mindfulness è questo, è un esercizio dell'attenzione, Sì. questo già cambia proprio, cambia tutte le regole del gioco. Quindi diciamo, se dovessi dare a Jenna una definizione, dopo tutti questi anni di pratica, di letture, poi te fai delle cose fantastiche perché sei membro del Comitato Scientifico di Psicologia Contemporanea, una rivista bellissima alla quale ovviamente anch'io sono abbonato, della Giunti Editore, e quindi sei anche autore della rubrica Self-Help Scientifico. Ti sei occupato di tutte queste tecniche, strategie per riuscire a migliorare la nostra vita mentale e psicofisica. Se dovessi definire la meditazione proprio con poche parole, diciamo per spiegarlo a chiunque, a chi non ne sa nulla. È il modo di portare, e la differenza è questa, ci sono delle volte in cui per poche parole è difficile. Allora, ti dico prima quella in poche parole che in realtà non è facile, però la Sì. definizione in poche parole è la capacità di portare l'attenzione nel momento presente senza giudicarsi, senza giudicarci e senza giudicare. Questa è la definizione, che non è così semplice in realtà, è piccola ma non è così semplice da capire. Però il modo più semplice per capire è un'esperienza che abbiamo tutti. A tutti sarà capitato di mangiare davanti alla TV e non esserci accorti di quello che stavamo mangiando. A tutti sarà capitato di ascoltare una persona, magari anche a te mentre mi ascolti, non tu Roberto, ma tu ascoltatore in questo momento, ti capita di avere la mente un po' qua sulle nostre parole e un po' magari nella spiaggia o quello che devi andare a fare dopo. E quindi capisci che c'è una specie di gradiente di presenza, cioè ci sono dei momenti in cui sei particolarmente presente, mangi, senti il sapore, senti il gusto, ascolti una persona e questa cosa qua, diciamo, naturalmente ti riporta nel presente. La meditazione è un cercare di osservare quanto siamo presenti in quel momento e senza giudicarci, provare a restare il più possibile a contatto con questa sensazione di presenza, che detto in modo molto semplice è vedere quello che c'è davvero, ascoltare quello che c'è davvero e sentire quello che c'è davvero, per quanto è possibile, perché siamo limitati nei sensi, eccetera. Quindi riuscire a essere presenti nel qui e ora, riuscire ad assaporare il momento presente, riuscire a stare nelle sensazioni del corpo, in qualche modo non farsi dominare da quella valanga di pensieri, quel chiacchiericcio mentale che è un po' la condizione, tra virgolette, usuale in generale dell'essere umano e forse in quest'epoca storica ancora di più grazie anche all'accelerazione che ha subito il nostro modo di vivere. Assolutamente sì, questo fiume di pensieri è proprio quello che da un lato ci rende umani, cioè è quello che ci differenzia dagli animali, la capacità di astrarre, quindi di costruire delle realtà linguistiche che sono oltre la realtà in sé, questo è il potere enorme della nostra, del nostro cervello, ma allo stesso tempo questo potere può ritorcersi contro di noi. In che modo? Semplicemente come quando, non so, nostra moglie, il nostro fidanzato hanno 5 minuti di ritardo e invece di immaginare che magari hanno sono fermati a parlare col fruttivendolo, immaginiamo qualsiasi cosa. Cioè questo fiume di pensieri è come parte passa un contenuto, più il contenuto è carico emotivamente, più noi ci saltiamo sopra e ci facciamo trascinare. E più nel tentativo di risolvere questo, potremmo chiamare, dilemma emotivo, cioè costruiamo delle strutture razionali, cioè cerchiamo di capire, ci parliamo dentro all'infinito,
col tentativo di fare la stessa identica cosa che faremmo con un oggetto. Questo oggetto non mi piace più qua, lo sposto di qua, lo sposto proprio fisicamente. E questo è, sono tutte la problematica del ruminio, delle seghe mentali e quant'altro. Benissimo, grazie Jenna. E la cosa interessante è che queste tecniche di meditazione in generale sono state sviluppate migliaia e migliaia di anni fa e arrivano, diciamo, a noi prevalentemente dall'Oriente. Poi sono state, diciamo, importate e trasformate anche, insomma, in seguito allo sviluppo contemporaneo della psicologia fino ad arrivare alla meditazione mindfulness. Quali sono le differenze? Che cos'è intanto la meditazione mindfulness e poi quali sono le differenze tra la meditazione classica e quella appunto scientifica? Ok, beh, ottima domanda. Le differenze, adesso la ripeto magari così, le differenze tra la meditazione classica e la mindfulness e la meditazione scientifica. Ora, di per sé, come tu dici giustamente, sono tecniche sviluppate migliaia di anni fa. A me piace immaginare che in realtà non sia stato solo l'Oriente a svilupparle. Infatti, nello stesso identico momento storico, momento preciso storico nel quale Buddha si illumina e porta avanti la sua opera di divulgazione della meditazione. Ricordo a tutti che Buddha è un essere umano che vede la sofferenza e desidera lenire questa sofferenza. È uno psicologo, detto in altre parole, uno psicologo ante litteram che vede la sofferenza, tra l'altro, dukkha, cioè la sofferenza in lingua pali, non significa sofferenza fisica, ma significa proprio sofferenza mentale. Cioè, quindi lui già aveva colto dove le persone soffrono, non soffrono, come avrebbe detto Epitteto, per le opinioni, cioè per la realtà, ma per le opinioni che hanno sulla realtà. E infatti Epitteto, e così come tantissimi altri stoici di quel periodo, sempre nello stesso periodo circa, dicono qualcosa di molto simile. Vi invito a leggere il romanzo di Pierre Hadot, non Romà, che romanzo, il libro di Pierre Hadot che si chiama Filosofia pratica, una roba del genere, non so se ce l'ho qua attorno. Ah sì, Esercizi spirituali di filosofia antica, che è questo libro qua. Si Bello. vede? In questo libretto qua si capisce benissimo che le scuole di filosofia del periodo non facevano altro che spiegare di stare nel presente, cioè c'erano veri e propri esercizi di presenza. Qua dentro c'è qualche riprova di questo. Questo per dire che in realtà in un certo periodo storico, 3000 anni fa più o meno, tutti quanti iniziano a parlare di questa modalità nuova di superare la sofferenza, potremmo chiamarla così. Sì, Questa cosa qua viene in qualche modo. assolutamente una specie di medicina per l'anima, potremmo chiamarla così. Medicina, hai detto? Sì, Ok, sì, benissimo. è esattamente una specie di medicina per l'anima che loro scoprono. E quando Buddha dice di essersi illuminato, in realtà poi tutte le tradizioni successive ne parlano in modi differenti, ma lui è molto chiaro. Cioè, se voi andate a leggere, adesso non vorrei scontrarmi con le convinzioni e le credenze spirituali delle persone, perché sono due mondi diversi. Però di per sé il Buddha non ha mai parlato di al di là, non ha mai parlato di anima, non ha solo parlato di sofferenza, di presenza e di come, ovviamente, con una sua terminologia che derivava dall'induismo, quindi derivava da un background spirituale, ha cercato di passarci. Questa è la meditazione classica. Poi intorno agli anni 70, poi la meditazione ha avuto degli aspetti anche in Occidente nell'Ottocento. Infatti, Spinoza parla della meditazione e anche lui, in un qualche modo, ha qualcosa che ha a che fare con la meditazione. Infatti, Spinoza viene cacciato da Amsterdam perché, come eretico, appunto perché parlava anche di questioni del genere. Insomma. E poi nel Novecento sono i Beatles a rendere famosa la meditazione. Adesso ci vorrebbe Davide Lopresti. Sì, cioè sono i Beatles che iniziano a parlare di questo Maharishi, che è questo inventore di un tipo di meditazione, che non è quella che è completamente diversa dalla meditazione mindfulness, che è la trascendentale, che è fatta attraverso la ripetizione di un mantra. E questo è il primo tentativo di inserimento della orientale della meditazione. Poi ce ne sono stati altri piccoli,
ma in particolare nella nostra disciplina rientrano all'interno di quella corrente che è la corrente umanistica, quindi da Rogers, Maslow, Fritz Perls, tra l'altro passerà il resto della sua vita con un maestro zen, era proprio invasato, quindi passerà il resto della sua vita, in modo assurdo tra l'altro, vabbè, lasciamo stare, Però passerà il questo resto. si percepisce poi nella Gestalt, ci sono tutti quegli elementi che ricorrono, no? Proprio della presenza, del riuscire a stare nel qui e ora, una psicoterapia orientata molto nel presente. Esatto, infatti secondo me c'è un po' di confusione tra i nostri colleghi, cioè è chiaro che la Gestalt si misura nel presente, nel senso che al contrario della psicanalisi di quel periodo, come sai molto bene, non si guardava più alle spalle, quindi al passato, ma guardava al futuro, ma non era solo questo. Cioè i Certo. gestaltici, quando Peirce parla di awareness, no? Quando parla di Awareness. consapevolezza. E vi invito ad andare, andate su YouTube, scrivete Peirce Awareness, c'è un video, se conoscete l'inglese, di 5-10 minuti dove si capisce benissimo questo passaggio. Lui non è che diceva devi curare la persona nel presente, lui diceva curi la persona con la presenza, che è un concetto, è chiaro che devi stare nel presente, ma è la presenza, è l'awareness che ti fa capire che cosa sta succedendo, poi dando meno importanza ovviamente a al passato. Adesso non voglio intrecciare magari per la gente che ci ascolta, che faccio sempre discorsi complessi, ma è interessante per i nostri colleghi vedere che in realtà questo concetto già c'era, cioè questi qua avevano già capito. Secondo me anche Milton Erickson aveva già capito, cioè io ho scritto delle. Erickson, certo. Cioè quando Erickson dice stai, ascolti le mie parole e vedi quello che. Cioè quando usa i truismi dell'ipnosi, Milton Certo. Erickson in realtà sta ricalcando la presenza, che è lo stesso gioco che fa Peirce prima di Erickson e lo chiama proprio, è un gioco che fa Peirce dove dice sono qui, vedo Roberto davanti a me, vedo le telecamere, sento la pressione del mio culo sulla sedia. È questo che sembra un giochino, in realtà è l'intro di un'induzione ipnotica di Erickson. E molti dicono che Erickson usasse il now, cioè l'adesso, per legare le suggestioni ipnotiche, ma a volte Erickson usava il now semplicemente per dirti stai qua. Cioè, non è un now del tipo. Per riportarti alla presenza. E infatti l'ipnosi ericksoniana sembra molto poco ipnosi. Cioè, se uno pensa all'ipnosi così come ce la immaginiamo solitamente, dove c'è l'ipnotista che dà dei comandi alla persona e lo manda in uno stato dove la persona non ha consapevolezza di sé, l'ipnosi ericksoniana dice l'esatto opposto, dice l'ipnosi aumenta la consapevolezza, l'ipnosi ti fa. E quindi mi fa sospettare che in realtà Erickson, che era un appassionato anche di Oriente, ma soprattutto degli indiani d'America, mi fa pensare che Erickson in un qualche modo avesse intuito questa capacità di, cioè la sua ipnosi è un giocare con gli stati di coscienza, esattamente come la meditazione. La meditazione ti dice stai lì, fermo e osserva i tuoi stati di coscienza. È molto simile, ovviamente senza induzioni, senza suggestioni, vabbè. Quindi diciamo la differenza sostanziale tra la meditazione classica e quella scientifica consiste nella possibilità di avere anche una misurazione rispetto a quello che sta avvenendo, Jenna. Assolutamente sì. La differenza è questa, è che a un certo punto, da quando nasce la mindfulness, che è vecchia, in realtà è degli anni 70 la mindfulness, pochi sanno che c'è un botto di anni il concetto di mindfulness di Kabat-Zinn, da quando nasce questa mindfulness, in realtà ne è passata tantissima di acqua sotto i ponti. Sto guardando in alto se riesco a trovare qualche libro, ad esempio, di Daniel Siegel, che io spesso cito tra. Grande, certo. E ci sono tantissime ricerche che ormai ci spiegano come funziona lo stato di coscienza all'interno della mindfulness senza ricorrere ad alcun termine metafisico. Quindi, scusate, senza ricorrere ad alcun termine metafisico, quindi a qualcosa che ha a che fare con quello che oggi potremmo chiamare metodo scientifico. E visto che io ci tengo tanto nel dire che il metodo scientifico non è una bestia nera dei nostri tempi, ma il contrario, cioè quello che ci ha concesso negli ultimi 200-300 anni di fare dei salti nel futuro che i nostri antenati si sono sognati per millenni, cioè per millenni la società è rimasta Già. uguale, cioè fino al metodo scientifico. Quindi io ci tengo a chiamarla meditazione scientifica per distinguerla da quella orientale e
anche dalla mindfulness che mantiene dei pezzettini di Oriente al suo interno. Infatti Kabat-Zinn, guarda caso, è buddista. Cioè, insomma, cioè lui si dice io sono buddista, quindi invece io dico alle persone io sono uno scienziato e non sono né un maestro né un insegnante, ma sono un ricercatore che studia queste cose e cerca di tramandarle nel modo migliore possibile alle persone che mi seguono. C'è stato per lungo periodo un po' di diffidenza, un bel po' di diffidenza, diciamo la verità, Jenna, rispetto a questi metodi, perché sono stati un po' visti come delle robe un po' troppo fricchettone, qualcosa, diciamo, un po' da hippie anni 60, di gente che tornava dall'India, da una parte con qualche, diciamo, esperienza psichedelica, con l'utilizzo delle droghe, eccetera, eccetera, e anche con la meditazione. Però invece dobbiamo sottolineare, credo, il fatto che oggi come oggi la meditazione scientifica, quella di cui tu parli, la mindfulness, è qualcosa tutto sommato di sganciato da un'esperienza mistica, spirituale, non perché siano cose totalmente distinte, ma perché possono essere utilizzate anche in maniera con scopi differenti, vero? Assolutamente sì. Guarda, l'esempio che faccio spesso, tu hai sentito anche dal corso dal vivo a Roma, l'esempio del principio attivo. A me piace raccontare questa storia che è un po' vera, un po' falsa, nel senso che non è andata esattamente così, però se ho tempo, per raccontare il... Sì? Sì, penso che hai tempo, se diciamo rientri, diciamo, fino a mezzanotte... Ok, no, perché io sono un chiacchierone per cui, aspetta che... Ok. Allora, intanto, prima di raccontare questo, vi dico, io davvero mi sono innamorato con la meditazione perché l'ho fatta. Cioè, non è stata una roba che tipo ho letto gli studi mi hanno convinto e poi ho iniziato a meditare. Io mi sono letto prima un sacco di libri e pensavo, ma sta roba è autoipnosi. Dentro di me pensavo seriamente, questa roba, tutte stronzate, questa roba è autoipnosi non diretta, no? Senza uno scopo. Pensavo, è questo la meditazione. Poi ho detto, vabbè, proviamola per 8 settimane. In quelle 8 settimane mi ha dato dei risultati straordinari, cioè davvero straordinari rispetto a tutto quello che avevo fatto precedentemente. Questo mi ha convinto a provarlo, prima con qualche paziente e poi piano piano, dal 2009, piano piano, nel 2016 ho lanciato il mio primo corso, dopo tanti anni di pratica, di sperimentazione, eccetera. Però l'esempio che voglio fare sull'aspetto scientifico, innanzitutto vuol dire che poche cose come la mindfulness hanno così tanta letteratura scientifica. Stavo leggendo un libro qualche giorno fa che diceva 350.000 studi. Caspita. Cioè una roba spaventosa rispetto, ma l'aspirina che prendiamo per il mal di testa ne ha meno di studi di questa roba qua. Cioè, quindi, questa cosa che dici è vero. 350.000 studi dove in questi studi la maggior parte dei nostri colleghi cercava di smontarla. Cioè, non è che cercava di validare il concetto di mindfulness, anzi, cercavano di dire smettiamola queste sputtanate orientali e diamoci alle cose serie, non a queste robe qua di meditazione. E invece, piano piano, facendole, io racconto anche, tra l'altro c'è un'intervista che ho fatto a un nostro collega, che non è un nostro collega, però si occupa di neuromarketing, e lui mi raccontava che a un certo punto si è messo a meditare utilizzando questi aggeggi. Nell'intervista cita un'altra persona che è un mio amico che ho intervistato, che si chiama Alessandro Grecucci, che è un professore di neuroscienze a Trieste o a Trento, una delle due parti, e questo mio amico ci ha messo anni a convincersi, finché a un certo punto mi ha detto, Jenna, guarda, talmente tanti studi che ho iniziato a meditare, cioè mi passano sulla scrivania talmente tanti progetti di ricerca positivi che riguardano la mindfulness e dei suoi effetti, che alla fine mi sono arreso e ho iniziato a meditare, perché è da stupidi. Cioè, come se qualcuno dicesse, guarda che fare 10 minuti al giorno di camminata ti salva la vita col cuore, e tu continui ad ignorare gli studi perché credevi ancora che possano... E invece a un certo punto... Del resto è stato così anche per l'attività fisica, prima che il mondo medico ha accettato che l'attività fisica è veramente un qualcosa di fondamentale e di importante per la nostra salute, per il nostro benessere, quello che oggi viene dato per scontato... È stato invece per tanto tempo lasciato un po' diciamo all'iniziativa del singolo e al buon senso. Assolutamente sì, è la stessa identica cosa, bravissimo, del mondo medico su quanto riguarda il fitness
e la preparazione fisica, tanto che c'erano studi anche contrari, no? Che dicevano che se fai troppa attività fisica ti scoppia il cuore, quindi che dicevano esattamente il contrario. L'esempio che faccio spesso, che stavo per farti prima, è quello di una leggenda. Una leggenda che dice che un giorno un frate, guardando fuori dalla finestra, vede che ha dei cavalli ammalati. Vede che questi cavalli vanno a mangiare la corteccia di un albero. Allora lo dice ad altri frati. Alcuni di questi dicono che quell'albero è un albero magico, è un albero che è stato benedetto da Dio. E allora alcuni di questi frati iniziano a pregare intorno all'albero. Allora un frate un pochettino più razionale dice: secondo me non è l'albero che è magico, ma l'albero deve avere qualche cosa. Allora prende un altro albero, non quello lì, ma un albero identico, però da un'altra parte, e ne estrae pezzi di corteccia. Prende questi pezzi di corteccia e inizia a darli ai cavalli malati e scopre che questi cavalli stanno meglio. E così, 200 anni dopo, un chimico prende questi studi di questi frati e fa l'acido acetil salicilico, la nostra aspirina. Aspirina. Secondo me la mindfulness o la meditazione scientifica in sé sono il principio attivo che è dentro la meditazione, qualsiasi tipo di meditazione, che sia cristiana, buddista, induista, di per sé c'è un principio attivo, e questo principio attivo è la consapevolezza. Ecco. Grazie Jenna. Senti, e dimmi anche, prima di passare alle domande poi dei nostri amici che invito a fare, stai dicendo tantissime cose interessanti, qui ci sarebbe da parlare altro che fino a mezzanotte, ci sarebbe da parlare per tanto tempo. E mentre parlavi mi venivano in mente tante cose in comune che abbiamo io e te, perché diciamo io mi sono accostato alla psicologia, pensa, perché c'è mio padre che da bambino aveva una libreria immensa. E allora io mi divertivo ad andare a spulciare tra quei libri e mi erano capitate tra le mani, mi ricordo benissimo, questo libro sullo yoga, in cui a parte tutte quelle posizioni strane, contorte, c'erano proprio delle tecniche di meditazione. E mi ricordo che io lì sul mio lettino mi mettevo lì a gambe incrociate a sperimentare questa meditazione, a vedere un po' di che si tratta. Poi è stato un po' un filo conduttore perché nella mia vita l'ho ritrovata in tantissime situazioni e in tante salse, tra virgolette, fino ad arrivare poi a capire che sostanzialmente è uno stato normale della mente, nel senso che è comune tra noi, ma anche agli animali. Io, per esempio, quando vedo il gatto dei miei suoceri, dico: eccolo, è in meditazione. Oppure quando vedo un bambino che è totalmente lì nel presente, mi viene in mente che è in uno stato meditativo. È così oppure ci sono delle differenze tra quello stato che si persegue con fatica e un po' la nostra condizione iniziale di esseri umani? Anche Anche secondo secondo aspetta che mi sono sentito dire. Ok, no, secondo me è così Roberto, esattamente così come stai dicendo. Anzi, dirò che quando medito intensamente, lo faccio tutti i giorni, ma delle volte è più intenso di altri giorni, questo non dipende da. Tu mediti tutti i giorni, Jenna? Io medito tutti i giorni più o meno un'oretta, uno 40, dai 40, 45 minuti al giorno più o meno. E quando medito, molte volte quello che succede è che ovviamente la meditazione è uno stato molto vicino alla dissociazione della transipnotica, quindi a volte vado in transipnotica, che non è lo scopo della meditazione, è il contrario. Vado in transipnotica e quello che mi succede è avere regressioni a stati infantili, cioè nel senso che sono stati molto simili a quando ero molto piccolo. Non lo so, io ho proprio un'immagine di me che sono nell'acqua e non so, avrò 6 anni. C'è mia mamma che mi guarda dalla spiaggia ed un'immagine di presenza infantile, non so come dire, che sei presenza, no? Per dire, quando sei bambino sei presenza, una persona ti dice non la presenza che intendiamo noi da adulti, questa presenza che concerne tutto, quindi una mentale, emotiva e visiva, ma una presenza naturale, come dici tu. E sicuramente durante la meditazione quello che si fa è cercare di mettere via quello che abbiamo imparato nella nostra vita per riuscire a percepire il mondo senza questo ingombro di apprendimento. Una nuova freschezza. Esatto, bravissimo. È una nuova freschezza, è come se ogni volta che fai quella cosa lì la rifacessi per la prima volta, che sembra una roba assurda, però
ma in realtà è una meraviglia, il segreto per Chissà vivere la vita. se anche Gesù si riferiva a questo quando diceva: se non diventerete come bambini, se non tornerete a essere come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Chissà se si riferiva forse anche a questo stato di coscienza, diciamo, di sapersi in qualche modo meravigliare, di riuscire ad avere un accesso diretto all'esperienza senza troppi filtri da parte della nostra mente. Assolutamente sì. Non so se si riferisse proprio a questo, ma sicuramente ci sono dei collegamenti con questo. E da sempre, no? Cioè, poi da Gesù ai poeti che ne hanno parlato in un qualche modo, ma anche gli stessi poeti maledetti, no? Cioè, alla fine lo stato psichedelico è anche quello, cioè cercare di mettere fuori dai piedi una parte razionale per poter entrare in contatto con una parte che a noi, senza nessuna conoscenza psicologica, sembra già più vera. Solo fenomenologicamente sappiamo essere già un po' più vera, e questo è molto interessante. E a me piace pensare che il nostro mondo moderno è proprio rovinato da questo tentativo invece di distrarci continuamente con cose nuove che ci intrattengano. Cioè, il Già. nostro mondo moderno è basato sull'intrattenimento, no? Quindi chi ci sta guardando in questo momento dirà, Belin, e faccio il genovese quando lo dico, dirà, povera Genova, sì, però io non ci andavo in vacanza, io sono nato e cresciuto in Liguria, quindi Ah, ho un Belin più radicale ok. Un di bellino più Montemagno, vero, più autentico. più radicale. E per dire che se tu fai una, se tu ti concentri sugli aspetti importanti della vita, scopri che le cose più importanti della vita sono proprio fatte così, non hanno bisogno di una nuova freschezza che dipenda dall'oggetto in sé. Cioè, tua moglie, mia moglie, tua compagna, tua figlia, la montagna che vai a passeggiarci sopra tutte le settimane, non ha bisogno di una nuova freschezza per risultare bella. Ma in teoria dovremmo essere noi a cercare continuamente di trovare quell'ancora all'interno di quell'esperienza. E questa è un po' la chiave per ogni tipo di felicità, che non significa accontentarsi, no? La gente, quando faccio questo discorso, mi dice: ah, è bravo, tu mi dici accontentati di quello che hai. No, significa prova a vedere le cose senza i filtri che sono stati quasi sicuramente posti lì dal marketing, dalla televisione, dagli zii che ti dicevano: guarda che per essere felice devi fare i soldi, eccetera, eccetera. Se tu metti da parte tutta questa cosa qua mentre mediti, arrivi ad un punto dove io la chiamo la mia piccola illuminazione. Per me, dopo un po' di mesi, no, forse dopo 2 o 3 anni che meditavo, io mi ricordo che un giorno dico: non ho bisogno di niente. Cioè, non ho bisogno di niente, non devo mangiare, non devo bere, non devo andare in bagno, non devo concentrarmi di più, non devo stare attento al pensiero che emerge. Ho detto: questa è una condizione perfetta, non ho bisogno di niente. E lì ho pensato: ecco forse quello che porta le persone a dire: io vado in una caverna e passo la vita a meditare. Perché pensi: io non ho bisogno di niente, in questo stato è uno stato perfetto. Poi magari parlando con qualche esperto di Oriente più bravo di me, ad esempio con Manuel, viene fuori che i maestri veri hanno tutti sperimentato un po' questo stato e poi hanno capito invece che il loro scopo era portare questo stato nel mondo e dire: ragazzi, guardate che c'è questo stato che vi aiuta a vivere meglio la vita, a essere più compassionevoli. Sapete che la mindfulness è correlata, la meditazione, con stati etici, con la generosità, la gratitudine. Cioè, non è che devi portare gratitudine e generosità per essere più presente. La presenza ti fa essere più generoso e più grato. Cioè, è una roba Il molto interessante. contrario dell'egoismo, a differenza di quello che si potrebbe pensare, perché magari uno potrebbe dire: a tu ti chiudi nella tua cavernetta e non fai nulla di buono per gli altri. In realtà è proprio il contrario, perché solo trasformando te stesso puoi riuscire a portare un'energia diversa alle persone intorno a te, al mondo che ci circonda, una sensibilità anche ecologica, sociale diversa. Caro Jenna, qual è la differenza tra la meditazione trascendentale, si sente parlare di meditazione trascendentale, e la mindfulness?
Allora, essenzialmente e tecnicamente la differenza sta solo nell'aspetto del mantra, cioè la meditazione trascendentale, il maestro dà un mantra che sono un insieme di vocali sacre ripetute, praticamente, che possono anche non avere un senso stretto, tra virgolette, e lo scopo di quella meditazione lì è seguire mentalmente questo mantra e ogni volta che ci si distrae cercare di ritornare al mantra. Detto in poche parole, la meditazione mindfulness invece non si basa su una rappresentazione mentale, cioè la ripetizione mentale diventa una rappresentazione mentale e quindi è un po' come se io ti dicessi immagina una spiaggia e cerca di restare nella spiaggia il più tempo possibile. E invece nella mindfulness si dice osserva qualsiasi cosa emerga nel tuo pensiero mentre stai nel presente, ancorato attraverso qualcosa che ti ancori nel presente, che è il respiro, ad esempio, o le sensazioni fisiche, e nel momento in cui perdi questo stato di presenza, accorgite, renditene conto e gentilmente ritorna nel presente. La differenza è che la mindfulness si basa direttamente sull'aspetto sensoriale nel presente, è un po' più facile, diciamo così, mentre la meditazione trascendentale ha questa cosa del mantra, che in alcuni casi può essere, potremmo dire, identica, ma nella mia esperienza bisognerebbe prima partire dall'aspetto mindfulness, quindi imparare prima cosa significa davvero stare nel presente e scindere la differenza tra le sensazioni e i pensieri, e poi dopo magari utilizzare dei mantra, se uno ad esempio utilizza delle meditazioni induiste, utilizzare dei mantra se proprio gli piace l'aspetto, potremmo chiamarlo orientale, però con la base di mindfulness. E infatti la Vipassana, che è il tipo di meditazione della tradizione Theravada buddista ripresa dalla mindfulness, è lo stadio 1 della meditazione, cioè è il primo step della meditazione. Poi dopo ci sono tutte visualizzazioni, cioè c'è tutto quello identico a quello dove siamo arrivati noi con la psicologia, cioè erano davvero molto avanti questi personaggi qua, quindi. Bene, grazie Jenna. Io, se sei d'accordo, procederei con le domande, così peschiamo un po' qualche domanda dei nostri amici. Non so se tu le visualizzi lì anche sul tuo computer. Allora, vediamo un po'. Sì, qualcosa. La meditazione può aiutare il soggetto bipolare. Guarda che domandone queste cose. Aspetta, Allora, mostrali tutte. Vediamo un po'. Allora, vediamo un po' qualche bella domanda. Allora, io direi di prenderle un po', diciamo, a ritroso, dalle ultime alle prime, se sei d'accordo. Ok. Allora, c'è Elena che chiede quanto influenza l'iperattività del corpo con la capacità di fermarsi e fermare la mente con la meditazione. Faccio fatica a meditare se prima non ho sfogato il corpo con attività fisica. Mi viene in mente la meditazione dinamica di Osho. Bravissimo, bravissimo. La meditazione dinamica di Osho si basa proprio su questo assunto. Allora, innanzitutto devo dire che Osho ci aveva beccato, perché ci sono degli studi che dicono che se tu fai un po' di movimento fisico non esagerato prima di meditare, il cervello si plasma meglio. Hanno fatto proprio degli studi, funziona meglio. Per cui sicuramente sì, ti può aiutare a fare del movimento fisico prima. Però il mio consiglio è quello di provare qualche volta a farlo senza nessun esercizio fisico e cercare di osservare questa sensazione, questo desiderio di muoverti. E che è proprio questa impazienza, questa cosa che senti. Prova a cercare di osservare questa sensazione mentre emerge e scoprirai che quando riesci davvero ad osservarla con consapevolezza, se riesci a lasciare andare la tensione di voler stare nel presente, diventi improvvisamente presente. So che sembra una supercazzola, però No, però è la verità, perché la meditazione è essere consapevoli anche della propria voglia di scappare via, e della mente che ti inizia a dire: ma cosa cavolo stai facendo qui? Dovresti andare a lavorare, Terun. sì. Invece, diciamo, è proprio lì che possiamo diventare consapevoli anche della nostra capacità, diciamo, dei nostri condizionamenti anche a muoverci e ad agitarci. Allora, Yeremchuk dice: che pazienza per fare un'ora di meditazione, io non ne ho. Eh beh, intanto ci vuole tempo, bisogna essere fortunati di avere il tempo per poterlo fare. Io ho
ho la fortuna, ma penso che se non avessi il tempo, se avessi quattro figli come Luca, no, tre figli come Luca, ad esempio, credo che comunque troverai uno spazietto per farlo. Guarda, io ti dico che 45 minuti, un'oretta li ho raggiunti spontaneamente. Cioè, non è che mi sono messo lì e ho detto adesso medito tutti i giorni 40 minuti finché non mi abituo. No, esattamente il contrario, ho detto parto con il minimo possibile, 5 minuti, 5 minuti, 5 minuti, poi diventavano 10, poi diventavano 15 e così spontaneamente sono arrivato a spostarmi a 45 minuti, perché essenzialmente mescolo insieme tre tecniche quando medito, praticamente faccio, inizio con l'amore compassionevole, trovate tutto su psinel.com, amore compassionevole, inizio con la meditazione amore compassionevole, quindi penso a delle persone a cui voglio bene, insomma, gli invio la mia compassione, diciamo così, sono degli studi su sta roba, molto seri, Richard Davidson è lo scienziato che li ha fatti, e poi faccio un po' di pratica del respiro, quindi sto lì all'interno del mio respiro e poi sposto questa consapevolezza del respiro nel body scan e faccio praticamente tre giri di body scan e tutti questi tre giri, ogni giro dura circa un quarto d'ora e più o meno viene fuori 45, 50, a volte un'ora di meditazione. Però non è stato un forzarmi e mettermi lì. E il tempo non conta. Quello che conta è la capacità di capire davvero qual è la differenza tra stare qui, ascoltare davvero, magari adesso mentre mi stai ascoltando, e invece non ascoltare. E quando ti accorgi che non stai ascoltando, tornare qui gentilmente. E questo è tutto quello che conta in realtà. Benissimo, grazie Jenna, veramente una bella risposta hai dato alla nostra amica, anche perché insomma la meditazione è qualcosa che può essere tra virgolette piacevole, non deve diventare un ulteriore carico rispetto a tutti gli impegni che uno ha, giusto? Giustissimo, non deve essere qualcosa di spiacevole, tra virgolette, neanche di piacevole all'inizio, cioè nel senso che poi c'è una condizione della capacità di capire che non dobbiamo attaccarci né ai pensieri positivi che emergono e né a rifuggire quelli negativi, la chiamano equanimità, questa capacità di trattare i contenuti mentali tutti nello stesso modo, ma crea, paradossalmente, invito magari i tuoi ascoltatori a guardare nel podcast, ho fatto una puntata proprio dove parlavo del rilassamento e della meditazione. Ma a un certo punto, paradossalmente, nella meditazione tu non cerchi di rilassarti, nei rilassamenti classici che Roberto conosce bene, tu praticamente dai come delle suggestioni al corpo, dove dici il tuo braccio si rilassa, diventa, senti i tuoi muscoli che si lasciano andare, funzionare funziona, ma nella meditazione non si fa questo, perché questo sarebbe un attaccarsi al risultato nel cercare di essere rilassati, ma nella meditazione, nel momento in cui tu lasci andare il desiderio di essere presente e sei davvero nel presente, paradossalmente ti rilassi. Grande. Perché lasci andare le tensioni e ti distendi. Questa è la metafora migliore. Smetti di tirare la fune perché voglio essere più rilassato, voglio sentirmi meglio, lasci andare la fune e paradossalmente hai un profondo rilassamento, a volte molto più profondo di quello che si sperimenta con l'autosuggestione. Benissimo, confermo. Allora, c'è Phil Ardito che dice: la meditazione trascendentale è quella col mantra. Può far allontanare la mente dal qui e ora, facendoti entrare in uno stato di imbambolamento? Assolutamente sì, figli, assolutamente sì. Ed è tipico in taluni casi di persone che si ritrovano un po' in quello stato lì. E tra l'altro io nel mio studio ne ho avute di persone che si sono, come possiamo dire, dissociate, perché c'è una sottile differenza tra quello che è lo stato di disidentificazione, che sarebbe lo stato che tu cerchi di raggiungere, o meglio, che hai già dentro di te attraverso la meditazione, e lo stato dissociativo, che è lo stato che si raggiunge nell'ipnosi. La dissociazione, qual è la differenza? Che nella dissociazione non sai che sei dissociato. Esempio, ti faccio immaginare di essere al mare così tanto che ti dimentichi di essere qui nel presente. Se lì sei staccato da te stesso, sei dissociato, e lì questa qua è più ipnosi e non sei nel presente. Invece, se riesci anche a immaginare qualcosa, ma sai di essere nel presente mentre la immagini, ottieni, tra virgolette, uno stato di disidentificazione, non ti identifichi più con il contenuto mentale che hai davanti agli occhi o davanti all'occhio della mente e riesci a sapere che sei qui e ora. Questa è la differenza profonda, mentre
E il mantra, per non scappare troppo dalla risposta, è il mantra, figli, invece a volte è uno strumento di dissociazione puro, perché se io ti faccio ripetere qualcosa, all'inizio c'è la disidentificazione, che potete provare tutti quanti voi. Potete prendere una parolina, la classica è latte, immaginare quante associazioni mentali costruisce la parolina latte, latte, e poi ripetere velocemente latte, 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 latte. Se lo fate per 30-40 secondi di seguito, la parola perde senso. E lì ci stiamo disidentificando. Ma se la ripetiamo un po' più lentamente, sempre di continuo, entriamo come in una specie di ipnosi, tra virgolette, dove non siamo più presenti a questo stacco tra significato e significante, ma lasciamo perdere, però sì, la risposta è sì. Allora, c'è Camilla che chiede: può aiutare negli attacchi di panico? Come e dove si può fare? Allora, io lo dico spesso che assolutamente sì, la meditazione può aiutare negli stati potremmo chiamarli di ansia e quindi anche negli attacchi di panico, però non è una terapia, Camilla. Questa è una cosa molto da sottolineare perché le persone magari vanno a fare un corso di meditazione oppure vengono da me a fare il mio corso meditazione scientifica oppure anche quello a pagamento e mi dicono: dottore, io sono deluso perché volevo uscire dagli attacchi di panico. Dico: sì, ma io te l'ho detto che non è psicoterapia, perché gli attacchi di panico, Camilla, possono derivare da molti fattori e quindi non proprio, non sempre da, ad esempio, dal fatto che ci facciamo tante seghe mentali, che è uno dei motivi per cui funziona molto bene la meditazione. Tra le altre cose, farlo nel momento in cui stiamo male rovina anche qualcosa di molto bello, perché in realtà farlo quando stiamo molto male e non siamo preparati ci farà inseguire il desiderio di voler stare bene e questo è proprio contrario al restare nel presente. Per cui serve tantissimo, anzi ti dirò di più, è il modo migliore da utilizzare una volta che tu hai già superato, no? Vai da un nostro collega psicoterapeuta, ti fai aiutare a superare gli attacchi di panico, con varie, ognuno ha le proprie strategie e una volta che tu hai queste strategie, quando tutto il sintomo, diciamo così, è tranquillo, allora lì puoi imparare a meditare e questo ti aiuta a non ricadere più negli attacchi di panico. Benissimo, sì, sono d'accordissimo perché poi spesso invece si interpreta questi strumenti per la crescita personale come degli strumenti terapeutici e poi la gente viene anche qui nel mio studio e dice: io sono 15 anni che faccio yoga, però i miei problemi non li ho risolti, perché sono strumenti che sicuramente vanno paralleli al nostro lavoro, ma allo stesso tempo non si può prescindere da un discorso di psicoterapia. Esattamente. C'è Angela Fucci che chiede: mindfulness è una sorta di livello superiore di meditazione? No, Angela, non è un livello superiore di meditazione, è il livello base della meditazione, ma di per sé è il livello più importante della meditazione. Sono come i fondamentali nello sport. Adesso magari non sei una sportiva, però i fondamentali nello sport, guarda, se tu vedi oppure negli strumenti. Se tu prendi un super violinista, adesso non mi ricordo, c'è quel violinista che viene pagato milioni di euro per suonare una sera, quel violinista lì, prima di andare sul palco, fa delle scale che sono le stesse identiche scale che ha imparato a 8 anni. Ok? Le stesse identiche, magari un po' più complesse, magari con qualche cosa un po' migliore per migliorare la sua apertura. Perché fa quelle scale? Perché quelle scale lo riportano al fondamento di quello che ha imparato, che è la cosa più importante per suonare uno strumento. Se tu vai a fare una scuola di musica professionale oggi, anche se tu c'hai 50 anni e quindi loro possono avere il sospetto che tu sia un maestro di musica, la prima cosa che ti chiedono se sai suonare uno strumento è: vai lì e fammi la cosa più semplice del mondo. Non è che ti fanno, non è che, non so, ti fanno fare il volo del calabrone con la chitarra. Ti dicono: fammi vedere come fai un arpeggino del cavolo. Perché? Perché da quell'arpeggio del cavolo capiscono se sai suonare davvero. Cioè il fondamento più importante di andare in alto, anzi più si sta nel fondamento della mindfulness, quindi più si sta nel presente, senza cercare di riempirsi la testa con mi sento forte come un drago e robe del genere, e più si è capaci però poi di esaltarsi quando magari è necessario, perché siamo capaci poi di utilizzare le nostre rappresentazioni mentali. Ecco, spero di aver risposto. Benissimo. Sì, grande Jenna. Allora, Francesco dice: Doc, perché pur sapendo che la meditazione fa bene, perché
Perché ti senti qualcosa dentro che ti impedisce di farla, no? Quindi diciamo questa difficoltà poi a mantenere un impegno, una costanza. Ok, un secondo Francesco, ti rispondo subito, però prima mi sa che devo salutare gli amici di Instagram perché ho visto che c'è un conto alla rovescia. Questo è vero per vedere. Hai visto che c'è un conto alla rovescia? Sfogato su Instagram. Quindi, tra un minuto, ragazzi, qua crolla tutto. Mi rimetti la domanda Domanda, certo. in evidenza così Allora, fra 55 vediamo se secondi? la riesco a ribeccare qui. Eccola qui. Eccola, dice: perché pur sapendo che la meditazione fa bene, c'è qualcosa che ti impedisce di farla? Allora, Francesco, le cose che possono impedirti di farla. Allora, innanzitutto sì, capisco bene, cioè sapere che una cosa fa bene e farla sono due cose completamente diverse. Cioè, sapere che fa bene correre tutti i giorni 15 minuti lo sanno tutti, ma chi è che lo fa? Questo è il primo dato di fatto, cioè il fatto che sapere una cosa che fa bene e farla sono due mondi completamente diversi in ogni ambito della vita, non solo nella meditazione. Poi se nello specifico la meditazione è un guardarsi dentro nel modo più onesto possibile. Più siamo, tra virgolette, più abbiamo roba dentro e più è difficile guardarsi dentro. Per cui sicuramente il nostro, ecco, la live su Instagram è terminata in questo momento. Però benissimo, un'oretta di live, vediamo un po', così non abbiamo la doppia distrazione. E quindi, Francesco, quindi specificamente nella meditazione, diciamo che diventa difficile perché devi affrontare tutti i tuoi mostri interiori. Adesso non è che dica che tu hai dei mostri interiori, non ti conosco, però tutti noi li abbiamo, questi mostri, queste difficoltà, problematiche soggettive e quant'altro. Quindi sicuramente emergono queste cose qua. E poi soprattutto perché uno si approccia alla meditazione dicendo fa bene e quindi mi sentirò bene, ma mica è detto che è così. Ti senti bene dopo che sei stato in palestra la prima volta? Non ti senti bene per niente, ti senti tutto ammaccato, no? Cioè, Qualche psicoterapia dopo le prime sedute, e stai esatto, peggio di prima. esattamente, perché tu, il terapeuta fa tantame, fa salire la polvere e la polvere dà fastidio, insomma. Certo. Bene, allora c'è Mara che dice: la mindfulness viene utilizzata in psicoterapia con i pazienti? Sì, assolutamente sì, Mara, viene utilizzata con i pazienti, in particolare se riesco, gliela faccio fare per i fatti propri, cioè non cerco né di vendergli i miei corsi, a volte sì, a volte dico vai a guardare meditazione scientifica. A proposito, adesso ci dai tutti i riferimenti, Jenna, che ci interessa. E quindi magari se posso, se uno può, magari lo mando a fare un MBSR, gli mando a fare un corso di mindfulness based stress reduction. Perché? Perché non è psicoterapia, come dicevo prima, ma è uno strumento ottimo da affiancare alla psicoterapia. È un po' come dire, la psicoterapia è, se fosse il campo della nutrizione, la psicoterapia sono i consigli del nutrizionista e la mindfulness è l'esercizio fisico, cioè per fare una specie di analogia. Quindi è chiaro che tu da nutrizionista potresti metterti lì e fare una tabella di allenamento fisico, però non è proprio il suo mestiere, diciamo così, quello dell'allenamento fisico, e a volte li mando da maestri di meditazione a imparare la mindfulness. Bene, benissimo, perfetto. Allora, Jenna, dacci un po' di riferimenti per chi vuole approfondire, perché insomma te hai dei materiali veramente interessanti. A parte tutto, la montagna di roba gratuita che dai generosissimamente a disposizione di tutti ormai da tanti anni, come dicevamo. Quindi io veramente ti voglio proprio ringraziare, non solo a nome mio, ma di tutti quelli che sia psicologi che non psicologi hanno usufruito e continuano a usufruire della tua grandissima generosità, perché veramente non c'è tanta gente che si prende un impegno così costante di portare avanti qualcosa, proprio perché arriva il fatto che tu ci credi davvero e sai che è qualcosa che fa star bene innanzitutto te e quindi ti piace condividerlo con gli altri. Dici un po' i riferimenti per l'approfondimento. Ok, grazie. Allora, approfondimento primo di meditazione in assoluto. Allora, se andate su psinel.com in versione desktop, in alto a destra vedete un mio bruttissimo faccione di qualche anno fa,
dove potete cliccare e vi appare un banner, vi iscrivete, mettete la vostra migliore email e da quel momento siete iscritti alla mia newsletter. Ora vi dico, tranquilli, se non vi piacciono le newsletter, fate così, vi iscrivete, entrate dentro, potete scaricare un botto di materiale gratuito, cioè 200 audio precedenti, che non sono i 237 audio della podcast, ma sono altri 200 audio precedenti con esercizi di meditazione, PNL, autoipnosi, rilassamento e chi più ne ha più ne metta. Poi potete scaricare un manuale di meditazione gratuito, già da lì potreste iniziare. È un manuale che è una specie di roadmap del mio blog, perché ci sono 1000 link che vi collegano ad altri materiali all'interno del blog, e poi troverete il link per l'iscrizione ai 10 giorni di meditazione scientifica, che potete trovare anche così andando adesso su Facebook, in questo momento scrivete meditazione scientifica, vi iscrivete, nel momento in cui vi iscrivete in alto, vi iscrivete ad un chatbot, che è questa nuova tecnologia di Facebook, che i miei colleghi hanno chiamato Gennarobot, per il gioco di parole, Grande. Gennarobot, che ti guida mano per mano in 10 lezioni audio gratuite, fatte davvero molto bene. Vi guidano alla scoperta della meditazione. Ovviamente alla fine c'è il marketing, cioè alla fine di questi 10 giorni, i miei omini marketing, perché non sono da solo a fare queste cose, cercano in un qualche modo di vendervi poi un master che faccio online che si chiama MMA e che si apre 2 o 3 volte all'anno, tra virgolette, ma non voglio 10, meditazione scientifica basta e avanza per i prossimi anni di Beh, pratica. grazie Gennaro. È anche bello veramente il fatto che chi vuole può approfondire anche con contenuti giustamente a pagamento per dare valore a tutto il tuo lavoro e a quello che stai portando avanti. E io direi di fare un'ultima domanda e di avviarci ad una conclusione, anche perché si è fatta una certa ora, l'ora di cena, comincio a sentire anche fame, anche tu, Gennaro. Sì, anche io. Se sento anche la tensione della live che stanca, ne parlavo Eh qualche. sì, è vero, è vero. Bene. Allora, cosa ne pensi, chiede Elena, della meditazione mentre cammini? Per chi soffre di ADHD è difficile staccare la spina del cervello. Allora, la meditazione camminata, che è un tipo di meditazione, prima non l'abbiamo detto, ma la meditazione tecnicamente la dividono in due. La meditazione formale, quella che fai tutti i giorni per come andare in palestra, tra virgolette, quindi tutti i giorni vai lì e mediti, e la meditazione informale, che sarebbero delle azioni che ti mantengono in forma, come fare le scale, portare l'acqua, andare a piedi, per usare un'analogia. E la meditazione camminata è una meditazione informale, resa famosissima da questo monaco fantastico vietnamita che si chiama Thich Nhat Hanh, che vi consiglio di leggere tutti i suoi libri perché è davvero bravissimo nel descrivere queste cose qua. E sì, può essere utile, soprattutto per chi ha un disturbo dell'attenzione, e però il mio consiglio è quello di mescolare insieme la formale e l'informale e di fare in modo appunto di fare un po' di palestra, e visto che chi ha il disturbo d'attenzione è particolarmente fuori forma, no? Lasciami l'analogia rispetto all'attenzione, quindi bisogna passare prima da una palestra normale, quindi fare quella formale, che significa sedersi tutti i giorni e meditare, e poi piano piano inserire elementi di meditazione informale. Ecco, che. Bellissima la meditazione camminata, a me piace molto perché la puoi fare anche nei boschi, in riva al mare, e ti connette proprio con quelle che sono un po' gli scenari e le energie della natura. Assolutamente, poi non torni più indietro, cioè poi arrivi a un certo punto dove ogni volta che cammini in situazioni del genere, naturalmente la tua mente va a Naturalmente finire vai in meditazione, e diventi bellissimo. presente, è molto bello, sì. Grazie Gennaro, ti voglio veramente tanto bene, perché veramente insomma sei una persona eccezionale, e molto molto generosa ed è bellissimo avere dei colleghi in gamba e umanamente così evoluti come te. Grazie per la tua partecipazione qui stasera, ringrazio anche tutti gli amici che si sono collegati, che nel frattempo sono stati tanti. Poi vi ricordo che questo video rimane insomma, a vostra disposizione, lo potete rivedere, lo potete riascoltare e potete contattare tranquillamente Gennaro a tutte le ore del giorno e della notte, tranne
tranne quell'oretta che fa meditazione, perché sennò in casa non è finita. Esatto, ah, la mia meditazione. Grazie a te, Roberto, per questa occasione. Sull'illuminazione. Ah, Ok. Grazie amica. Gennaro, veramente di cuore, e spero che sia l'inizio appunto di altre live, di altri progetti da sviluppare insieme, che mi sento veramente molto vicino al tuo modo di sentire e di lavorare con la psicologia. Molto volentieri, Roberto. Grazie a te e grazie al tuo pubblico. Grazie mille. Grazie mille amici e a presto. Ciao! Grazie.